Il senso della scelta
scelta all'interno del progetto, poi passiamo la parola al protagonista, che invece dal suo punto di vista, quindi una specie di intervista se volete, dal suo punto di vista ci dirà come dire, la sua partecipazione e i coraggimenti di tutto questo. Allora, Simone Petroni, perché l'abbiamo coinvolto in questa esperienza di fatto un'esperienza sì di concerto, ma è forse anche qualcosa di più. Conosciamo tutti, insomma, Simone Petroni, ormai di fama internazionale da più anni, è stato coinvolto proprio perché, o per motivi biografici personali, che ho avuto la possibilità di assistere forse una delle prime prove a casa sua delle vacanze di Goldberg, erano io e Franco, eravamo proprio ospiti illustri in quel contesto che doveva esattamente realizzare, e lì ci aveva illustrato come queste variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach per lui erano un tentativo di ripensare anche trinitariamente la musica bachiana, cioè questa riflessione aveva colpito allora, e siccome iniziamo questa trilogia del progetto Passo, Padre, Figlio, Spirito Santo, mi pareva una cosa più che azzeccata, avendo sul nostro territorio un artista di fama internazionale che ha ripreso in mano una delle opere più note di Johann Sebastian Bach e le ha rilette in un contesto trinitario, dice una presenza così non va persa. Ecco allora il senso dell'inserimento all'interno del progetto Passo, appositamente abbiamo pensato più al tempo pasquale che non al tempo quaresimale per permettere anche un maggior respiro. Come vedete, poi sono grossi eventi, però non è da porre attenti un giorno in 3, 4, 5, 10 cose, ecco, un po' più distesi per concentrare più attenzione anche su cose decisamente grosse. Il motivo di fondo ve l'ho detto, quindi oltre all'amicizia personale, oltre alla stima, oltre a questo aspetto un po' privilegiato appunto nella mia vita di poter ascoltare le prove, ci sta proprio l'oggetto del suo studio, della sua prospettiva interpretativa. Ma per commentare questa cosa lascio immediatamente la parola a lui. 12 anni fa. 12 anni fa. Ma niente, penso che sia sotto gli occhi di tutti, anche non addetti ai lavori, come la fede cristiana abbia nei secoli sempre intuito, capito sin dall'inizio, l'importanza non solo del magistero, della presenza del sacramento, dell'aspetto della liturgia pubblica, ma come per avere un'intuizione del mistero di Dio, l'arte, iniziale all'inizio dal canto, abbia in un certo senso aiutato la Chiesa stessa e i fedeli ad avere un'intuizione della bellezza che coincide con Dio, la suprema bellezza, il più bello tra i figli degli uomini. E quindi io, come appartenente alla Chiesa Cattolica, ho sempre cercato di vivere la musica non in modo schizofrenico, cioè relegare la fede nella sacrestia, nella Chiesa e poi nella vita fare tutt'altro, non coinvolgere per un momento questo aspetto così importante della mia personalità, della mia fede, del mio spirito. E siccome suonare un brano vuol dire comunque immedesimarsi in quello che un autore o un musicista scritto, ma interpretato da una persona singola, che interprete, che cambia sempre. Ovviamente non abbiamo mai un'esecuzione di uno stesso brano, se non sono le stesse, uguale all'altro. Io stesso, rispetto a 12 anni fa, vedo che se la linea è comunque la stessa, l'interpretazione cambia per tutti. Però, dal punto di vista della fede, in certe cose particolari, come è ad esempio il caso della musica di Bach, che sappiamo essere stato un grande credente. Mi sono accorto nello studio, sempre per questo segnale, come il linguaggio musicale di Bach non cambiasse registro se non per eccezione, sia che lui approcciasse musica liturgica, musica sacra o musica profana. Il linguaggio è essenzialmente lo stesso, il linguaggio della messa in si minore non differisce dal linguaggio delle variazioni Goldberg o di una cantata o da una suite per fare singolo, se non appunto per eccezione. Nel caso specifico delle variazioni Goldberg sono un brano che fa parte di una quarta sezione del Klavierübung, che è una raccolta di brani che Bach considerava particolarmente importanti, e sono la seconda forma, la seconda volta che Bach nella vita tratta la forma della variazione. Non era una forma particolarmente amata da Bach, e le variazioni di Goldberg sono la seconda e l'ultimo tentativo. È un'opera molto vasta.
basta. E io durante lo studio della Stoker, che mi portò 6 mesi di studio appropriato solo per Stoker, perché è molto più, mi sono accorto che mi sembrava di cogliere qualcosa che andasse al di là della semplice forma del tema della variazione. E sapendo la passione di Bach per la numerologia, mi sono accorto proprio per la numerologia. Cioè Bach usava spesso dei codici numerici nelle sue opere, ad esempio, sempre per quanto riguarda la Trinità, un'opera che sicuramente è ispirata alla rappresentazione della Trinità è il preludio di fuga detto di Sant'Anna, con la tripla fuga in cui c'è il soggetto del padre, il soggetto del figlio, e la terza parte della fuga è la somma della fuga del padre, della fuga del figlio, con lo Spirito Santo che unisce nell'amore il padre e il figlio. Quindi una situazione musicale teologica assolutamente ortodossa. Per quanto invece riguarda le variazioni povere, non è un pezzo di musica sacra, è un pezzo per tastiera, quadricembalo a due manuali, no, è molto complessa tecnicamente, anche per realizzare un pianoforte che ha una sola tastiera. Io mi sono accorto però che c'è una valenza numerica che rimanda alla Trinità. E in cosa consiste questa valenza numerica? Innanzitutto le variazioni sono 30, quindi come multiplo di 3. Le variazioni sono suddivise in gruppi di 3, una variazione libera, una variazione libera e un canone. Canone è una forma patronistica molto antica che Bach riprende, e questi canoni sono 9 nel corso delle variazioni, sempre al terzo posto. Il canone, forma patronistica, quindi con una voce di inizio, poi l'altra che segue, a imitazione stretta della prima. Sono un simbolo dello Spirito Santo, chiaramente, mentre sempre la prima variazione è la raffigurazione del Padre in quanto una variazione, diciamo, più solenne, se vogliamo dire, in termini un po' generici, mentre la seconda riprende, anche nella forma contrapuntistica, il camminare sulla terra del Figlio di Dio, il Verbo fatto carne. Questi canoni, poi interessante che ogni canone parte ad unisono alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta e alla nona. Vuol dire che se la prima nota è do, all'unisono sarà do. Se è la seconda, la prima sarà do, la seconda sarà re, poi mi, poi fa, poi sotto, eccetera. Però, contando le variazioni, sono 30. Ci sarebbe stato un decimo canone che non c'è, e c'è l'ultima variazione che è il quadrile, una costruzione ulteriormente più complicato contrapuntisticamente, che sovrappone 2 canzoni popolari tedesche e il basso dell'armonia del tema principale. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare al simbolo della Trinità, oltre a questo chiaramente evidenti, è che le variazioni non sono variazioni su un tema musicale, c'è il tema, quando si va di qualche pubblicità è stato usato questo tema, ma le variazioni non sono variazioni su quella melodia, ma sull'armonia, sul passo d'armonia dell'aria. Quindi le variazioni non sono variazioni, ma rappresentazioni diverse di una stessa realtà. Da qui il volto del Padre, il volto del Figlio, il volto dello Spirito Santo, che ha 1000 visioni, 1000 prospettive diverse, come Cristo ha sorriso, ha pianto, ha urlato, si è arrabbiato, anche nelle variazioni succede tutto questo, in unione col Padre e con lo Spirito Santo. Un altro elemento che infatti quest'opera totalmente profana, un approfondimento della fede cristiana, è che sono divise in 2 parti di 15 variazioni, altro multiplo di 3, in cui c'è la rappresentazione chiaramente evidente per gli schemi musicali che vengono usati, alla 15ª variazione finisce il ciclo 5, inizia la 16ª, e la 15ª c'è la rappresentazione della morte in croce di Gesù. La 16ª chiaramente è la risurrezione, e tutto quello che segue diventa la risurrezione. Quindi c'è anche una sorta di catechismo musicale, se vogliamo dire. Questa naturalmente è un'indagine che ho svolto io, uno può ascoltare la variazione di opere anche dal punto di vista, diciamo, laico, diciamo, no, di quasi laico, però è straordinario. Quello che è straordinario è la musica di Bach sempre, e in questo caso particolare, che non ci può essere.
forme speculative di contrapunto Kant, ad esempio, facendolo sembrare semplicemente un brano di due, che nessuno si accorge sentendo il brano che c'è una costruzione così contrapuntistica, così matematicamente perfetta e allo stesso tempo così carica, con cuore pieno di musica, pieno di amore, che mi vede che è anche un debacco. E adesso che anche uno cioè il senso di un'armonia in tanto dolore lenti più o meno più positiva, quello che abbiamo sperimentato molte volte per l'esercito è come questo tempo si fermi perché le proporzioni del brano sono perfette, anche dal punto di vista proprio della retorica musicale. Poi pensiamo Simone, come avete percepito anche scelta nostra della commissione è sempre di più nella linea non tanto di un'esecuzione di un concerto. Una cosa importante da dire è che verranno proiettate, io ho dato dei titoli a queste variazioni che sono delle letanie dell'attività che ho desunto dalla tradizione e che sono state rielaborate e corrette a cui composte dalla madre della Maria Canofi del queste verranno proiettate, ogni variazione avrà un titolo e anche questa è una forma filologica perché già il debutto di Bach ci davano dei titoli lontani, non c'è come sapere alle forme di demarcazione. Questo quindi le vediamo apposta alla meditazione. Nell'ascolto si leggerà una frase, un appellativo della verità che corrisponde secondo la mia interpretazione a quella variazione. Ecco, ottimo. Questo lo volevo dire, quindi una filosofia dietro all'esecuzione è la cosa che ci interessa. Adesso passiamo al secondo evento che riguarda un evento multiplo che fa capo a Lucilla Genioni, che c'è qui anche Paolo Rizzimenti, che è quello che ha realizzato anche le musiche a sostegno della parola, Apocalisse, che verrà realizzato sia la sera di mercoledì 18 di aprile, come anche al mattino, quindi giovedì 19, dove i destinatari sono distinti, alla sera il tipico spettacolo serale del coach, quindi il pubblico sono sostanzialmente adulti e anche giovani, il mattino sono esattamente i giovani, gli adolescenti delle superiori con i quali abbiamo lavorato lungo questo periodo, quindi abbiamo coinvolto esattamente questo target giovanile al mattino, oltre a questo evento, quello della sera alle ore 20:45, quello del mattino alle ore 10:15, verso mezzogiorno e mezza, insomma 12:30, in una pizzeria della città ci sarà anche un incontro con gli studenti, direi conviviale, quindi queste sono le tre cose combinate tra mercoledì sera, giovedì mattina e poi anche a pranzo, proprio per far sì che sia un lavoro fatto che arrivi fino a mangiare, insomma, no, scherzo, però include tutti gli aspetti, diciamo, estetici, ma anche di compartecipazione. Allora lascio la parola a Lucilla che anche lei ci illustra anche il senso di questa operazione, perché l'abbiamo inserito in passo, molto semplice da dirsi, perché questo spettacolo, come parlerà, si intitola Apocalisse, di fatto include due testi, uno è quello Apocalisse di Giovanni che noi abbiamo trattato in passo 2010, che era l'evento escatologico, e poi l'Edipo Re, che in relazione al tema del padre, voi sapete che è la base del grande complesso di Edipo, per cui è il mito che per eccellenza ha trattato della problematica della figura paterna nella nostra società. E allora proprio l'assunzione del mito di Edipo, che è stata anche trattazione di un cammino svolto nelle classi superiori sia di Novara ma anche di Borgovanero, ci ha portato a puntare l'attenzione su questa scelta, perché è perfettamente in linea con Abba, con mio papà. Sì, c'è una fase dello spettacolo, del primo spettacolo di questa, potrebbe essere l'ultimo spettacolo di una trilogia, e la trilogia è composta da Vergine Madre, che è uno spettacolo su Divina Commedia, Big Band, che è uno spettacolo che ha lavorato sugli inizi, a partire dalla parola stelle con cui chiude la Divina Commedia di Dante, sugli inizi, le stelle, la creazione di Dio degli inizi. Non potevo non concludere con l'Apocalisse, era un progetto già scritto come idea, come tracciato già nel 2001, quando ho cominciato a scrivere questo percorso di Vergine Madre. Ma c'è una frase in quello spettacolo che io dico spesso ai ragazzi: ci sono incontri che prima o poi
cambiano la vita. Viaggiare non è soltanto contemplare paesaggi interessi, ma è fare incontri. Ecco, diciamo che Apocalisse è il frutto di questo incontro. Cioè, ho incontrato quest'uomo, lo si può parlare, non è che... No, è stato un bel incontro con l'uomo Lucille, eravamo molto distanti probabilmente un tempo, invece ci siamo incontrati in un percorso che è di 10 anni. E per me è molto 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 importante tutto questo, è importante dal punto di vista umano, ma soprattutto dal punto di vista creativo, che poi è anche umano. Ed è molto importante per mio stare in città. Allora, sono incontri che ti cambiano la vita. Con Don Silvio abbiamo fatto insieme, come mi ha già detto, dovremmo fare nel precedente passo, un percorso sull'Apocalisse. Ma l'abbiamo fatto insieme perché già io ero lanciata a fare un lavoro sull'Apocalisse. E quindi per me è importantissimo lavorare con lui. Quindi questo Apocalisse è il frutto di tutto questo. È quello che si può dire che è vivere in città, cioè vivere la città, incontrarsi, mettersi in relazioni e costruire rete, costruire qualcosa che sia veramente una possibilità di sviluppo. Per me è stato questo l'incontro con Don Silvio, per tutto quello che comporta, quindi volevo dire questo. Apocalisse parla infatti di questo, parla della città. Per me è stato sconvolgente pensare, io naturalmente sto facendo un percorso che è gradino per gradino, che è un percorso che non prevede l'aspetto della fede, perché io faccio il teatro deve comprendere tutto, cioè deve comprendere anche la laicità, come diceva Perroni. Poi appunto che cos'è, non si sa. Però mi ha stupito con questo sguardo largo scoprire che l'ultimo testo della Bibbia cristiana, l'Apocalisse, finisce con un'immagine che non è un'immagine di un paradiso, cioè di un luogo utopico alto, o l'immagine di un cielo o di un giardino, come interessa appunto la Bibbia, ma è un'immagine di una città, cioè finisce con la Gerusalemme. E questa città ha delle caratteristiche particolarissime. Non sta alta nel cielo, ma scende qua giù sulla terra. Ha un movimento che scende. Quindi non è che noi dobbiamo salire a lei, ma è lei che scende giù. E quindi chi è già qui? Io, questo per me è stato un colpo, una rivelazione straordinaria. Quindi Apocalisse è proprio per me, questo spettacolo, il percorso di una sintesi umana, creativa, di relazione e di città. Mi sembrano tempi molto buoni per parlare di tutto questo. Tempi in cui si può ricostruire città. Ci sono alcuni elementi che voglio sottolineare. Produrre cultura in città, non comprare cultura, ma produrla. E produrla è costruire relazioni, quello di cui vi ho appena parlato. Costruire città. Questa cosa della pizza per i ragazzi che fa sorridere, in realtà è un lavoro faticoso che comporta essere a disposizione dei ragazzi, che sono la nostra città. Io ho fatto il conto a marzo con Apocalisse per Girona del Weekend, solo a marzo io ho incontrato 10.000 ragazzi, 10.000, li ho contati. Quindi è un lavoro faticoso perché loro sono molto esigenti e non accettano di mezzo, devi parlare. Quindi io credo molto in questa modalità che abbiamo scelto e penso che siano i tempi in cui nello stesso tempo interrogo i ragazzi, dico, ma voi avete 15-20 anni, ma voi sentite come noi adulti questo senso di fine, Apocalisse? E la metà di loro dicono di sì, che lo sento. E questo per me è gravissimo, perché il senso di fine lo sento quando c'hai 70 anni. Già lo sento male io, che ce ne ho quasi 50, voglio dire. Lo sentono anche i ragazzi. Quindi siamo a dei tempi in cui bisogna veramente costruire qualcosa insieme per fargli superare questo senso della fine. Loro poi sono più cinici, nel senso che reagiscono, ma lo sentono anche loro. Sono tempi meravigliosi, possiamo costruire veramente tanto se ci mettiamo in relazione. Sono tempi di grande opportunità, per questa crisi, lo sappiamo, crisi vuol dire anche. Ecco, questo vorrei che fosse almeno il segno di questo mio percorso dentro a questa trilogia Apocalisse. Benissimo, faccio un inciso, io credo che sia anche una cosa bella, magari quel famoso pranzo che abbiamo detto con i ragazzi, invitare anche i giornalisti. Sì. Li paghiamo con la pizza, cioè. Mi sembra da lusso. Se prendete la bufala, esatto.
Margherita secca. Adesso passiamo la parola a Flavio Disagni per questo evento del COCE, in cui ringraziamo anche come rinnovarlo nel presente l'assessore alla cultura che ha curato un po' l'inserimento nell'ambito del teatrale del COCE di questo evento dell'Apocalisse, e quindi sicuramente certamente soprattutto la macchina Coccia, ecco, mentre lo spettacolo il resto è sostenuto da Banca Mediolanum. Diamo la parola a ringrazio tutti voi dell'attenzione. Per noi è sicuramente un piacere, oltre che un onore, partecipare attivamente a questo splendido progetto, a questa splendida iniziativa così ben organizzata e orchestrata da Don Silvio Barbaglia e dai suoi collaboratori. Noi ci eravamo già avvicinati 2 anni fa, ma ci eravamo avvicinati in punta di piedi. Invece quest'anno abbiamo voluto farlo in maniera molto più significativa e, giusto per rimanere in tema, in maniera molto più appassionata. La cultura, come diceva prima Lucilla, facendo riferimento al termine crisi, che è un termine che va molto di moda, la cultura va sempre sostenuta a maggior ragione in tempi di crisi, a maggior ragione, proprio perché crisi è anche opportunità. Straordinaria la citazione di costruire relazioni, fatta poc'anzi da Lucilla, come, intesa come l'idea di produrre cultura in città. Noi siamo una banca abbastanza tipica, questa cosa qua mi ha colpito perché nella nostra idea di fare banca c'è proprio l'idea principale di non trattare il denaro, ma trattare con le persone l'idea di costruire relazioni. E niente di più e niente di meno, concludo, siamo davvero orgogliosi di averlo fatto e felici di aver contribuito alla riuscita. Peraltro finora gli eventi sono già stati tanti e tanti ce ne aspettano ancora, e tutti di straordinario successo. Grazie ancora. Grazie Flavio. Pochi lo sanno, noi abbiamo fatto un anno insegnato assieme. Questa è la seconda vita da Roma. Questo è anche vero, confermo. Bene, adesso passiamo a un altro capitolo, e quindi andiamo alla giornata intensa del 21 di aprile, che si svolge con l'organizzazione del passo proprio su un evento importante della mattinata e poi anche pomeriggio della serata. Allora, cominciamo con la mattinata, che ha questo convegno che viene, almeno dalla sua metà, già riproposto la sera prima a Menna, dallo stesso relatore qui presente, quindi il professore Carlo Blangiardo. Quindi se voi vedete nella sezione dell'Aronese lo troverete proprio venerdì 20 di aprile, si può anche segnalare questa cosa, al mattino, al Salone di Roma, più o meno testualmente, sull'argomento in cui c'erano impegnati prima, che era quello della sfida educativa, sono andati via alla grande, non c'è un problema, è stato pubblicato, ripubblicato, molto in interesse. Sul tema della demografia, parlando con i più importanti demografi anche in Italia, tutti riconoscono che è uno dei temi assolutamente più critici, più fondamentali, più importanti per il futuro del paese. Il problema vero è che non interessa niente a nessuno. Ecco, quindi dice né politici, né sindacati, né mondo del lavoro, né la stessa Chiesa, diciamo. Ecco, purtroppo uno dice, ma sì, sai, quelle cose che possiamo parlare dello di salotto, ma non ci interessa applicare. Invece il Carabinieri era molto preoccupato di questo aspetto. Allora noi faremo di tutto affinché questo convegno di Novara e il convegno della sera prima, per quanto riguarda una parte più alta della diocesi, a Menna, possano essere ovviamente partecipati e si possa dare anche esito sufficiente proprio di questi contenuti. È voluto introdurre, mettendola giù un po' pesante, perché sono essendo centro al parola autorevole per me a lui, mi sembrava giusto dire questo prima di lasciare la parola, e lascio subito il professor Baggiano. Bene, grazie. Aggiungo che poi quello stesso giorno, il pomeriggio, sono alla Larata a fare più o meno la stessa cosa. Questo perché insomma, c'è questa. Il tema è sicuramente importante, cioè, il cambiamento demografico non è una cosa su cui si scherza, perché parliamo della popolazione, parliamo di noi stessi, parliamo del nostro futuro, del futuro dei giovani e quant'altro. È un tema importante che però richiede delle azioni importanti, e magari anche degli impegni importanti da parte di chi in qualche modo dirige il nostro paese, il sistema in generale. Ora, cosa vuol dire cambiamento demografico? Vuol dire che
Noi abbiamo preso in considerazione in questo rapporto quello che non è che ha fatto la Chiesa Cattolica, che avrebbe dovuto fare probabilmente lo Stato, il governo, i politici nel tempo. In Italia non c'è mai stato, se non nel 1980, un rapporto sulla demografia. Sono venute fuori certe cose che poi abbiamo scoperto essere assolutamente vere, anche in termini previsibili. Però da allora poi nessuno ha fatto nulla se non gli accademici, cioè i demografi ogni tanto uscivano con questi segnali. Il Cardinale Guini ha sempre avuto questo, passatemi termine, il chiodo fisso della demografia, e se volete questa intuizione che è un tema sul quale si gioca il futuro del paese, non solo del paese. E allora qui nasce l'idea da punto in volume. Breve sintesi, il cambiamento demografico è accostare la fotografia di oggi di 40 anni fa, per esempio, e scoprire che siamo 60 milioni, eravamo 54, quindi lo sommato siamo cresciuti, ma che in questi 60 milioni ci sono 18 milioni di anziani e 12 milioni di giovani, mentre 40 anni fa era esattamente il contrario, c'era 18 milioni di giovani e 12 milioni di anziani. Si va verso una situazione in cui il cambiamento è evidente da tanti punti di vista, per esempio le famiglie sono cresciute in termini numerici, ma sono diminuiti in termini di dimensione, sono sempre più piccole, sempre più fragili, sempre più deboli, e questo è uno dei motivi che spiega il cambiamento demografico. Cioè la tesi di fondo del volume è la fragilità, la debolezza della famiglia ha portato ad una serie di cambiamenti, quindi questa è la diagnosi. Dietro a questa diagnosi poi c'è una terapia, cioè quella del dire: se volete venirne fuori, poi fate quello che credete, ma se volete venirne fuori, la via, il mezzo con cui intervenire è agire sulla famiglia. Dopodiché nel testo ci sono tutta una serie di, come dire, argomentazioni che evidenziano la portata di questo che abbiamo detto cambiamento e i nodi fondamentali che ci stanno dietro. Ci sono tre nodi importanti sui quali ci soffermiamo. Sono cose che peraltro tutti noi conosciamo, perché poi ogni tanto la stampa, la televisione, eccetera, ci rimettono davanti, ma forse coglierli con chiarezza e con la forza dei numeri è estremamente importante. Il primo nodo è il discorso del nascita, della fecondità, delle culle vuote, no? Se ne parla spesso, da parecchio tempo se ne parla. Però oggi siamo a 1,4 figli per donna. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tutto va avanti così e se i modelli di comportamento sono questi, in media ogni coppia fa un figlio e mezzo, scarso. E siccome ogni coppia deve farne due se non c'è il ricambio, prendiamo atto che dal 1977, più di 30 anni, che l'Italia vive al di sotto del ricambio generazionale. Prima considerazione. Ma questa considerazione poi si aggiunge un altro aspetto, cioè mentre accade tutto ciò, i desideri, le aspettative della popolazione italiana, delle coppie, delle donne, è di avere 2,2 figli in media. Quindi 1,4 contro 2,2, c'è qualcosa che non torna. E qual è il motivo? Potremmo farci un nuovo discorso, sono mille argomentazioni che giustificano questa differenza, però certamente il segnale anche alla politica è: il paese vorrebbe delle cose che in realtà non ci sono, e se ci fossero darebbero un equilibrio al sistema. Questo è il messaggio numero uno. Messaggio numero due: i giovani. Allora, i giovani, adesso vado a occhio, ma credo il 40% circa dei giovani in età 30-34, maschi e più o meno poco meno le femmine, vivono in famiglia, sono ancora in casa, non escono di casa. Guardavo stamattina alcuni dati sulla composizione per stato civile della popolazione della provincia di Novara. Beh, forse non lo sapete, ma a 35 anni, la metà dei maschi è ancora celibe e un terzo delle femmine è ancora nubile. In certe realtà, vedevo il dato di Arona, due terzi dei maschi a 35 anni sono ancora celibi e metà delle femmine sono ancora nubili. Quindi in alcune realtà è ancora più esasperato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non escono di casa, che non fanno il nido loro. E questo naturalmente crea un problema. Poi le cause le sappiamo tutte, o meglio, ne sappiamo alcune, qualche volta ne enfatizziamo solo alcune e ne dimentichiamo delle altre, cioè la disoccupazione, le abitazioni, tutte queste cose sono assolutamente vere. Ce ne sono anche altre che sono invece di natura culturale, che sono altrettanto vere, e che fanno capire come mai l'Italia, rispetto alla Francia, alla Germania, cioè ad altri paesi europei simili al nostro, abbia situazioni assolutamente diverse. Come mai da noi sì e da loro no? Ecco, forse le mamme, il papà o la generazione di cui io faccio parte non ha saputo trasmettere ai giovinotti e alle giovinotte la capacità di buttarsi nella mischia, di rischiare.
magari anche l'idea che non ci sono solo gli ascensori ma anche le scale per salire verso l'alto e via dicendo. Sono tutti discorsi che possono emergere. Chiudo con un'ultima cosa, il terzo tema, il terzo nodo fondamentale è l'invecchiamento. Cioè la popolazione anziana che cresce, crescerà sempre di più e che sarà sicuramente, può essere un peso o può essere una risorsa. Dobbiamo giocarcela noi tenendo presente che se riusciamo a valorizzare, a trasformarla in risorsa, riusciamo a far quadrare i conti, perché se ci limitiamo a considerarla come peso non ne veniamo fuori. Tutto questo porta a dire, allora tutto ciò accade perché la famiglia in qualche modo si è difesa agendo in un certo modo e creando questo tipo di risultati. Se vogliamo venire fuori dobbiamo accettare i sacrifici che ovviamente sono necessari per rilanciare e mettere al centro la famiglia e consentirla di fare tranquillamente il suo mestiere. Questa è un po' la filosofia di fondo. Benissimo, e proprio è anche questo, i collegamenti generazione e generazione, che rientra pienamente nel tema. Prima abbiamo detto sostegno economico a Ben, come migliorando, ma aggiungo anche che abbiamo indicato che il biglietto a 10 euro per lo spettacolo della sera è funzionale a sostenere le due realtà sostenute da Passio, che sono l'associazione Solito, con la nuova casa di Fina Pacis che è stata aperta per l'accoglienza di donne in difficoltà, e l'associazione ANSA che è per i bambini per ragazzi autistici. Quindi è stato fatto anche un convegno per 4 settimane. Accanto a questo primo aiuto economico, dicevo, c'è la presenza anche del segretario dell'Associazione Comunità Novarese Nobile, che invece ha sostenuto soprattutto il progetto Fascio Scuole, ed è come Fascio Scuole ha lanciato anche il 50% del capitolo su Apocalisse di mattina, ma anche questo convegno inserito proprio nel progetto Fascio Scuole. Adesso lascerei la parola a Pino. Ma niente, io porto i saluti di Ezio Leonardi, che non poteva venire, il nostro presidente aveva un altro impegno. Comunque Don Silvio ci aveva proposto questo progetto che riguarda appunto la figura del padre, da parlare alle scuole, il progetto che è entrato praticamente nel nostro bando del socio assistenziale, perché riguarda comunque aspetti sociali che la nostra fondazione da tempo sostiene con i bandi. Io sono contento di questa iniziativa perché comunque condivido quello che dice Lucilla Giagnoni, abbiamo bisogno di creare cultura in questa città che si è tanto sottovalutato tante volte, no? Spero proprio che noi nel nostro piccolo, come fondazione, abbiamo i bandi. È vero che in questo momento l'aspetto sociale economico è quello più da aiutare, perché la crisi, le difficoltà nelle famiglie, la crisi degli alloggi, la disoccupazione, abbiamo inventato parecchie cose, il fondo emergenza lavoro, adesso il fondo emergenza casa per dare una casa a chi non ce l'ha, che l'ha persa, però anche l'aspetto culturale, soprattutto la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, queste cose intendiamo comunque proseguire, perché appunto non si può abbandonare un settore che la cultura, la valorizzazione dei nostri beni, che è fondamentale per il nostro territorio. Dico solo questo. Grazie. Benissimo. Passiamo allora, sempre il 21 di aprile, a quello che verrà dalle 18 in avanti, e quindi ci inseriamo in un capitolo abbastanza complesso, e tutti speriamo anche nella tendenza del tempo, perché questo è all'aperto. Sarebbe pensato alla presa, comunque è previsto per le ore 18, avevo letto, collaborazione diretta con il comune, poi anche poi in piazza Duomo invece alle ore 21. Si tratta di un unico evento titolato Dal Sacro al Profano, il Sacro al Profano, e che è partito da questa idea. Perché non proviamo a ipotizzare
utilizzare, vedo proprio questo quello che esce vicino già dal Medioevo, cioè una parte corretta, un palazzo diciamo comunale dell'epoca, e lì c'è il Duomo, il famosante proprio da Piazza Duomo, che risulta una specie di sagrato, una via di mezzo tra l'una e l'altra parte, quindi quella più profana, quella più religiosa. Allora, partendo da questa idea, ci è sembrato interessante nel tempo pasquale mettere assieme due realizzazioni che rappresentassero bene anche un'opera originariamente medievale, quella trattata da Karl Orff in tempi più recenti, che sono in Carmina Burana, quindi rappresentativo di un mondo, di una società, di un modo di sentire, e dall'altra parte tutta una carrellata all'interno dell'idea della musica sacra, che invece rappresentava esattamente il tema dell'approccio con il sacro. Ecco allora le due location che hanno questo senso. Certo, tempo permettendo, diversamente mi sa che dovevano dare la corsa per il profano e il uomo per il sacro. Ecco, queste possono essere le altre possibilità come posizionamento. Vediamo su questo. Però l'idea è esattamente questa. Anche qui finanzia la Banca Mediolanum, parte dell'evento. E, ecco, in sostanza detto le cose fondamentali, i due protagonisti, direi che dirigono un po' tutta la questione, sono il maestro Mauro Trombetta, che ha a che fare quindi con la corale, il coro romano nella prima parte, e poi accanto al corale del coro romano c'è anche il coro femminile Novaria, il coro maschile Indiana e San Pietro Musezzo per la seconda parte, quindi dall'ora 21 in avanti, e Gianni D'Abello, che invece ha curato tutta la parte di composizione teatrale, perché adesso spiegheranno loro che cosa avverrà soprattutto alla sera, perché è una realtà nuova quella della sera, mentre Carmina Burana sono già confezionati come modalità esecutiva. Ecco, adesso spiegheranno a loro, perché comunque capirete anche voi che una conferenza stampa è un po' sospensa questa, però siamo quasi alle ultime battute. Inizialmente, quando mi hanno detto che Carmina Burana sono un po' rimasto, perché non passa. In effetti, nella dinamica questa idea del padre funziona abbastanza in questo senso. In primo luogo, per il periodo, questo periodo, il Carmina Burana da me di un monastero benedettino, da cui sono stati scoperti questi testi, che sono 900 1000, e arriviamo al 1937, in cui Orff diventa in musica, una musica che non si può definire moderna, francamente. Ma è una musica che mi piace definire didattica, soprattutto nella edizione che voi proporrete. Orff inizialmente l'aveva scritta per grande orchestra, grande gruppo orchestrale e grande coro, piccolo coro grande, e tre solisti, soprano, tenore, che sarebbe un tenore altino, vuol dire un tenore che canta nel registro acutissimo, e un baritono, anche questo baritono che si dura lunga. Ma successivamente, visto il grande successo, lo riscrive, lo riarrangia, lo riadatta per due pianoforti e percussioni. Perché percussioni? Perché Orff ha scritto un metodo didattico per i bambini, per i ragazzi, in cui approcciarsi alla musica attraverso il ritmo, attraverso le percussioni. Esiste un momento Orff ancora oggi usato, basato sulle strumenti percussivi. Noi aggiungiamo in questo caso, qualche cosa se volete, oltre alle percussioni, anche un gruppo di ottoni che interverrà nelle parti in cui Orff ha scritto quegli ottoni. In più, se erano testi di Clevis Magalis, quindi sicuramente dei figli, non dei padri, che attraverso Carmina Burana, attraverso questi testi, abbastanza qualche volta si può dire scollacciati, si divertivano nei momenti liberi. Per cui abbiamo anche un elemento di gioventù, quindi di giovani che si accostano alla vita, alla maturità, un elemento didattico, per cui dei giovani che si accostano anche alla musica attraverso i ritmi, attraverso il canto, e poi appunto il confronto con la sera, in cui invece si va proprio in un cammino dal 900 al 1900, in un cammino che intreccia musica, poesia, testi, e che riguardano appunto un rapporto figli-padre. Ha una informazione invece molto banale. Nei Carmina Burana, il baritono, non so se avete così
ci sarà Paolo Toni, sarà Armando Agostini al posto di Paolo Toni, che non può esserci perché è stato operato adesso, quindi ha un mese di inattività. E la informazione che appunto alla sera, in alcuni manifesti ha scritto cosa ne vogliamo anche per la sera, la realtà è che i capi della durata saranno eseguiti come parte corale dal corso che vogliamo di fregare, mentre per la sera le parti corali saranno eseguite dal coro femminile Novaria e dal coro maschile la Meridiana di San Pietro Cosenza, che è una Giuseppe Cosenza. Quindi non c'è che domani la sera? La sera no. Comunque poi vi diamo anche del materiale. Vi racconto brevemente che cosa avviene la sera, che è stata pensata per l'aperto, poi la ripensiamo per il buono, comunque dovrebbe essere mantenuto lo stesso impianto. Intanto ha un titolo, la parte della sera, che è la seconda parte di una frase del Vangelo di Giovanni, cioè se non lo tira il padre. La prima parte l'abbiamo lasciata per il pomeriggio. Se non la tira il padre siamo noi, ed è un percorso narrativo e musicale appunto dal Medioevo al Novecento. È una serata fatta di coincidenze. Di coincidenze perché cosa è successo? Che a noi è stato dato un impianto musicale che è stato elaborato intanto da maestro Trombetti insieme a Giuseppe Cosati, che è un altro dei protagonisti, con i suoi cori e con la sua stessa famiglia. Della serata, e su questo impianto musicale che partiva dal Gregoriano noi abbiamo dovuto costruire una storia. Noi, perché il testo l'abbiamo elaborato io e Franco Bossi, che è qui con me. Che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti cercando tra i protagonisti e tra i brani da questo autore di canto gregoriano che è Nocker Balbus, Nocchero il Balbuzzino. E su questa cosa della balbuzie, in realtà, partendo anche da un aneddoto che lo riguardava, praticamente siamo riusciti a costruire tutto il filo narrativo. Perché? Perché abbiamo trovato in ogni brano, in ogni autore, un riferimento a una figura di padre, in qualche modo balbuziente, e per arrivare però a un riscatto totale alla fine con una poesia di Camillo. Ma nelle coincidenze noi ci siamo anche appoggiati a quello che è scritto fuori e che c'è anche sul libretto di Passio, che è l'introduzione del Vescovo. E che cosa è successo? Praticamente noi abbiamo cercato di trovare queste figure di padre fino al secolo che lui ha sottolineato come secolo del non padre, e in queste figure balbuzienti in realtà ci sono finiti dentro San Giuseppe, perché ci siamo immaginati che qualche cosa dentro di sé avrà pure detto quando viene a sapere che Maria in realtà sta per concepire per opera dello Spirito Santo. Però abbiamo incontrato il padre di San Francesco, Pietro da Bernardone, che quando si ritrova con il figlio che vuole prendere un'altra via, è anche lui in qualche modo come figura di padre, no? a qualche pensamento. Poi ci ritroviamo, ve la faccio breve, attraverso i vari momenti musicali e i vari autori che incrociamo, se dimentico qualcuno importante me lo ricordo, con Mozart e con suo padre Leopold, quindi con una assoluta dicotomia nel modo di pensare. Un riferimento che tra l'altro fa anche il Vescovo, ma l'avevamo già inserito subito quando ci è stata proposta questa cosa, non poteva che essere Kafka, nella lettera al padre che è durissima. Però prima, e qui perché è il secolo delle coincidenze, prima noi abbiamo incrociato due padri mancati, nel senso che sono morti giovani, e quindi ci siamo ritrovati a dover fare i conti con un brano scelto da loro, che era di Puccini, e guarda caso Puccini contemporaneo di Pascoli, che tra l'altro siamo nel centenario della morte di Pascoli. La coincidenza è che il 6 aprile, quindi in questo periodo, il 6 aprile del 912 moriva Nocker Balbus, il nostro autore dell'inizio, e il 6
aprile 1912 moriva Giovanni Pascoli. E allora ci siamo buttati su Pascoli e, altra coincidenza, nei giorni scorsi, tra l'altro, è uscito sulla stampa un articolone nelle pagine culturali che riguardava Simus Enei, che era Nobel per la letteratura del 95, dove diceva: la cosa più bella di Pascoli è la cavallina storna che noi faremo in quella serata, perché è la abbina Giacomo Puccini, no, ci raggiunge e ci scuote internamente un po' come la musica di Giacomo Puccini. A noi sembrava che si costruisse da solo un mondo, e allora ci siamo entrati in questo mondo. Ripeto, alla fine questo padre viene un po' rispettato, ma viene rispettato in tutte queste figure, perché in realtà alla fine si scopre che è una figura imprescindibile. Questa è stata la costruzione. Ci sono due postazioni: la postazione con tutti i musicisti, la parte del gregoriano viene fatta in realtà da Ottoni in un modo un po' particolare, si va dal gregoriano al rock, quindi sarà una serata folle e anche molto interessante, e ci sono i cori, ci sarà una trombetta a dirigere tutta la parte musicale insieme a tutti questi gruppi, poi ci sono qui tutti i nomi, tutte le cose che vediamo. Io sarò in un'altra postazione, in un gioco musicale e narrativo con un percussionista che è Giulio Tosatti, che con me farà praticamente delle sottolineature un po' diverse in postale, anche per collegarsi alla follia del pomeriggio. Tra l'altro la giornata inizia alle 15 con una visita guidata al barocco, c'è sul... ovviamente vi daremo questo materiale, poi vi ci ripresenteremo dopo che ci sono stati i concerti di Simone Veroni e lo spettacolo di Lucilla, perché immagino che lo spazio sui giornali sarà abbastanza pieno, riempito, per cui ci faremo sentire poi prima del 21. Allora, io direi che possiamo chiudere qui, quindi vi do solo una comunicazione di servizio, qualche ragionamento. Uno, per evitare confusioni, come consiglio a contratti più in alto, no? Noi dice che secondo lui 21 sarà detto, quindi allora l'appuntamento è corretto per il carro naturale del 18 e 21 in Piazza Duomo, per quello che è stato bene che scritto già nel bello adesso, solo 3 giorni prima, in caso di disperazione, noi faremo comunque sapere che c'è questa ragione. Comunque i luoghi saranno molto comodi, perché da Proletto si andrà a Sala Borsa, quindi lì di fianco, e da Piazza Duomo dentro Duomo, quindi comunque si rimarrà da lì in zona, quindi prima cosa. Seconda cosa, è giusto segnalare che lo spettacolo teatrale prevede dei biglietti da acquistare dalla biglietteria del Teatro Concia, questi biglietti andranno in beneficenza, come diceva il primo consiglio. Terza cosa, davvero non solo secondo tutte le modalità solite di acquisto biglietti. Poi volevo ringraziare Giuseppe Tosatti, Lucini Signorelli, Giulio Tosatti e anche Giorgio Tosatti, tutti qui, perché al di là del contributo che hanno dato proprio dell'evento del 21, però dobbiamo dire che abbiamo affidato a loro in blocco la gestione dei vari eventi musicali che ci sono stati e ci hanno fatto dormire non per tutti, perché sono veramente bravi, e devo dire che trovarne persone così preparate anche generose non è facile. Quindi un ringraziamento pubblico. E concludo con un altro ringraziamento che riguarda invece chi ha finanziato Passo quest'anno. 2 persone sono qui, ce ne saranno altre la prossima conferenza stampa, perché davvero, come dice anche il nostro vescovo, investire in cultura in momenti difficili è proprio necessario, non è che ma sì, se avanza qualcosa lo facciamo, è necessario, perché sennò non si crea quello slancio che permette di superare momenti di difficoltà. E l'ultima cosa è questa, che dalle persone che vedete qui presenti, sono una bella fetta di rilevanza artistica e culturale del nostro territorio, bisogna dire che proprio l'unione fa la forza, no? E si vede un po' una specie, come dice sempre Brambilla, l'energia atomica che nasce quando dal Mistero Pasquale, quando le persone lavorano insieme, pur con i propri percorsi, ma lavorano insieme e si riesce a dare veramente
una dimostrazione di forte peso culturale di coinvolgimento per tutto il territorio, per tutta la popolazione. Quindi se non si chiudono niente altro per il interesse, chiudiamo qua. Qui c'è del materiale per niente.